Ciao e bentornati nella nostra stanza degli orologi, qui su Talk per una nuova puntata di Beato tra gli orologi. Iniziamo. Benvenuti o bentornati su Talk, dove parliamo di orologeria, storia degli orologi o storie che grandi uomini hanno compiuto con i loro orologi al polso, per una nuova puntata di Beato tra gli orologi, il nostro format domenicale per passare una mezz'oretta assieme, dato che è domenica e il lunedì normalmente si lavora, insomma, per parlare assieme di orologeria, fare una reaction, reagire alle maison, ai cataloghi delle maison direttamente sui loro siti online e poi commentare assieme le nuove proposte, che cosa offre davvero una maison, magari anche quali sono i prezzi quando li troviamo, per poi vedere magari in boutique, quali sono effettivamente le offerte di determinate maison e anche se ci sono degli sconti. In questa particolare puntata di Beato tra gli orologi, che sono stato un po' indeciso in realtà se fare, se pubblicare qui su Talk, parliamo di una maison molto molto particolare e di sicuro non alla portata di tutti, e sicuramente non mia, ma soprattutto molto esclusiva, perché con gli orologi non ha tutto questo legame come invece potrebbe accadere per altre maison. C'è però una cosa che mi lega particolarmente a Van Cleef & Arpels. Innanzitutto questo nome, a me piace tantissimo questo nome, anche uno dei loro ultimi orologi presentato soltanto nel 2014, ma anche la storia di questa maison che nella più sfarzosa era del lusso come la Belle Époque, effettivamente si impose dalla sua boutique di Place Vendôme al numero 22 e che ancora oggi occupa dopo essersi espansa anche al numero 24. Però andiamo con ordine. Era il 1895 quando Estelle Arpels, che era figlia di un importantissimo importatore di pietre preziose, importatore e venditore di pietre preziose, decise di sposare Alfred Van Cleef, a sua volta figlio di un broker di diamanti. Insomma, era già un matrimonio importante di per sé. Ma questi due ragazzi che si sposarono avevano comunque questa passione che in famiglia naturalmente aveva portato i loro genitori a occuparsi di pietre preziose, tanto che pochi anni dopo, in particolare nel 1906, decisero di fondare proprio al numero 22 di Place Vendôme Van Cleef & Arpels. La maison, l'azienda che era fondata da Alfred Van Cleef e dai fratelli di Estelle Arpels, si occupava già allora di pietre preziose, naturalmente, ma fecero uno step in più perché iniziarono a inventare qualcosa, a partire ad esempio da degli oggetti, da degli anelli in legno con delle pietre preziose, qualcosa che naturalmente a inizio secolo non si era mai visto. E in legno decisero anche di realizzare uno dei loro primi orologi da donna, perché poi il primo orologio da uomo arriverà successivamente, e naturalmente divisero il mercato perché erano degli oggetti molto interessanti, ma di sicuro molto avanti anche con le idee per essere appunto inizio secolo. Pensate che nel 1906 uno dei primi ordini che ricevette la Maison fu quello di realizzare un pezzo unico, una riproduzione unica del Varuna Yacht, che in realtà non era altro che un campanello elettrico per chiamare la servitù. Le idee innovative di Van Cleef Arpels però non si fermarono qui. Negli anni 30, per esempio, realizzarono un oggetto molto prezioso destinato alle donne, chiamato la miniatura, al cui interno c'era un orologio di manifattura, un accendino di grande pregio, degli specchi, dei portatrucchi, insomma, un oggetto prezioso e di estremo lusso. E la bravura, anche nella lavorazione e nella ricerca di pietre preziose di Van Cleef Arpels, già nel 1939 era conosciuta in tutto il mondo. Pensate che a loro fu commissionata la creazione del diadema che indossava la principessa d'Egitto nel suo matrimonio. E proprio perché erano tanto famosi e tanto apprezzati, soprattutto da un pubblico femminile, e qui capite anche quanto è lussuosa Van Cleef Arpels, si occuparono anche dei gioielli di Grace Kelly, che furono regalati a quest'ultima durante il suo matrimonio con il principe
principe Ranieri di Monaco o ancora le famose spille preziose che indossava Maria Callas durante i suoi concerti. Van Cleef & Arpels divenne tanto importante che aprì anche a New York, e non aprì in un posto qualsiasi naturalmente, ma nella Quinta Strada, accanto a mostri sacri come Tiffany. Le loro creazioni però non erano soltanto di gioielli o di pietre preziose, ma come abbiamo visto si erano sin da subito cimentati con degli orologi, tant'è che inventarono anche l'orologio con segreto, un orologio femminile ancora oggi riproposto in una evoluzione moderna che in pratica sembra un bracciale prezioso ma contiene al suo interno anche un orologio. E le loro innovazioni in campo orologiero non si fermarono qui. Per esempio, il primo orologio da uomo introdusse la novità delle famosissime anse Van Cleef, ovvero quelle anse con un'unica cerniera centrale che mantengono il cinturino e che poi abbiamo visto anche su tanti altri orologi che sono stati riproposti tanto da Cartier tanto anche dallo stesso Gerald Genta. Quelle anse, quel tipo di cinturino, sono appunto dette Van Cleef. E l'ultima magnifica, secondo me incredibile, reinterpretazione in campo orologiero da parte di Van Cleef & Arpels arriva nel 2014. In quest'anno infatti presentano il Midnight Planetarium Watch, che evoca le meraviglie dell'universo. Secondo me è una creazione che va oltre la semplice orologeria. Mi ha sempre affascinato, mi ha sempre fatto sognare questo orologio sin da quando l'ho visto per la prima volta. E il celestiale balletto dei pianeti attorno al Sole su questo quadrante incredibile, secondo me evoca, insieme alle pietre preziose e alla grande maestria con cui è realizzato tanto il quadrante, tanto il cinturino, con appunto, non poteva essere diversamente, anzi Van Cleef, dicevo, evoca grandi sogni, soprattutto magari tra gli appassionati, un po' come me, di spazio e astronomia. È un orologio tra l'altro molto complesso. Al centro è riportato il Sole, naturalmente in oro, e sul quadrante si vedono i 5 pianeti che è possibile vedere a occhio nudo dalla Terra, ovvero Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Ognuno di questi pianeti è poi montato su un modulo speciale che gli consente di ruotare sul proprio disco, seguendo esattamente quella che è la rotazione di ognuno di questi pianeti attorno al Sole nella realtà. Insomma, un vero e proprio planetario, perché questo orologio mostra la vera rivoluzione dei pianeti visibili appunto a occhio nudo dalla Terra attorno al Sole. Ma naturalmente è anche un orologio, e infatti una stella cadente indica anche l'orario del giorno su questo magnifico quadrante. Insomma, Van Cleef e Arpels, un'ottima scusa questa puntata di Beato tra gli orologi per parlarvi di una storia che avrei voluto raccontarvi ormai da mesi, da sempre, da quando ho aperto il canale, ho trovato l'occasione per farlo, ma soprattutto adesso andiamo a vedere il sito, perché sebbene sia una manifattura di gioielli per lo più, realizza anche alcuni orologi che possiamo sognare di avere al polso. Andiamo a vedere. E questo è il sito di Van Cleef & Arpels, naturalmente, come abbiamo capito fino ad ora, incentrato sulla gioielleria, sulle pietre preziose, sugli smalti, sulla donna in particolare, ma c'è anche altro. Andiamo un po' a vedere che cosa ci offre. Come potete vedere qui la parola orologi è soltanto quarta in un elenco di creazioni della Maison, no? Alta gioielleria, gioielleria, nozze e poi abbiamo orologi. Orologi naturalmente anche in questo caso, che sono per lo più, come potete vedere qui, alcune anteprime riservati alle donne, tra l'altro creazioni magnifiche che secondo me troppo poco vengono considerate anche da un punto di vista femminile, ma ci sono anche alcuni orologi che io sogno la notte di poter indossare e li voglio vedere insieme a voi. Allora, questi sono alcuni degli orologi. Potete vedere naturalmente che i prezzi rispecchiano poi la grande storia, il grande blasone di Van Cleef & Arpels, non potrebbe essere diversamente: 9.200 euro, 10.700 euro, 19.100 euro per questo orologio Sweet Home Alhambra, che, no scusate, quello è Sweet Home Alabama, lapsus.
Sweet Alhambra, che appunto è un gioiello prima ancora che un orologio. È un gioiello che integra un orologio, no? Come anche questo orologio con segreto pendente Alhambra, dove in pratica è un pendente che aprendo si svela anche un orologio. Insomma, grandi creazioni, grande arte orafano e gioielliera anche. Poi ci sono degli orologi da tavolo, immagino, 44.100 euro. Vediamo, questo è curioso da guardare assieme. Ah no, non è un orologio da tavolo, sembrava. In realtà anche in questo caso è un oggetto gioiello molto particolare, con questa visualizzazione dell'ora in verticale qui all'interno praticamente di questo che sembra essere un lucchetto o comunque una catena. Vediamo un attimo gli orologi che vi volevo far vedere. Qui ci sono ancora altri orologi con pendente, anche questa è una scelta stilistica di Van Cleef & Arpels, prezzi altissimi, 23.000, 22.000, 35.700 euro per questo 32 mm, che in ogni caso appunto è un oggetto gioiello da donna, dei veri e propri gioielli. Orologio frivole, questo sarà francese, modello piccolo, 53.000 euro. Qua iniziamo a vedere qualcosa di interessante. Questo è un 38 mm solo tempo, molto elegante, Hansa Van Cleef, bellissima. Beh, già questo è un orologio che mi piacerebbe tantissimo poter indossare, lo trovo di un'eleganza incredibile, 16.400 euro. E bello, bellissimo, cassa sottile. Vediamo un po' se abbiamo qualche altra indicazione. Pietra, diamante da 0,04 carati, lunetta in oro rosso, quadrante laccato di bianco motivo piqué, corona in oro con diamante taglio rotondo. Anche Cartier, no? Ci è abituati alla pietra sulla corona, famosissima, il cabochon in zaffiro. Va bene, cinturino alligatore lucido, movimento, carica manuale 830p, riserva di carica 60 ore. Non vi so dire se questo è un movimento di manifattura, ma sinceramente non mi meraviglierebbe affatto, anzi ritengo che si tratti appunto di un movimento di manifattura, comunque fortemente personalizzato da Van Cleef & Arpels. Ebbene, a me piace molto questa Hansa Van Cleef, dopo averla capita, non era certamente una delle mie creazioni preferite, però dopo averla capita e dopo averne capito l'eleganza e da quale storia deriva l'Hansa Van Cleef, beh, onestamente la trovo di una bellezza, di una eleganza unica. E vediamo cos'altro c'è, perché naturalmente le creazioni tema orologero non finiscono qui, ma anzi ce ne sono altre davvero magnifiche che probabilmente avete già visto. Vedete questo quadrante nero, che bello. Questo tra l'altro è un 42 mm, troppo grande, assolutamente, si scontra poi con il concetto di eleganza. 38 mm secondo me è già al limite. C'è da dire però purtroppo che alcune volte le Maison hanno un po' sposato troppo i gusti del momento e arrivando anche a creare delle cose che semplicemente non vanno bene. Un super elegante, ultra piatto, Hansa Van Cleef, 42 mm. No. Platino, diamante, 34.800 euro, ma è un no, semplicemente. Orologio, Pierre Alpers, non so di cos'altro, come altro pronunciare, però questo orologio qui, che praticamente è un salterello retrogrado, probabilmente lo avete già visto. Guardate qui che movimento incredibile che offre questo Van Cleef & Arpels, qualcosa di cui praticamente non si parla mai nel mondo degli appassionati, eppure rappresenta secondo me quella che è altissima orologeria, fortemente esclusiva, perché al pozzo di un appassionato non lo vedrete mai un Van Cleef & Arpels di questo tipo, ma che appunto rappresenta una gioielleria tanto elegante quanto a volte inarrivabile. Chi spenderebbe 29.500 euro per questo Van Cleef & Arpels? Chi li guadagna in un giorno? E forse neanche. Però ecco, potendo permettermi un oggetto di questo tipo, non avrei il minimo dubbio a metterlo in collezione e ad indossarlo, insomma, nei momenti più eleganti. Bellissimo, veramente magnifico. Vediamo cos'altro ci offre Van Cleef & Arpels. Queste, diciamo, sono gli oggetti che volevo maggiormente farvi vedere, per farvi capire anche un po', al di là della storia di Van Cleef, anche oggi che cosa propone per la donna.
donna propone praticamente tutto quello che si potrebbe desiderare con grande fascino, grande esclusività. Ripeto, Lanza Van Cleef mi strega ogni volta. C'è però qualcosina di bello anche da uomo, e nei commenti vorrei proprio sapere se conoscevate questa maison e se indossereste con gusto una di queste creazioni. Come sempre vi lascio ampio spazio per andare personalmente sul sito di questa maison, in questo caso vancleefharpels.com, farvi un'idea di quella che è la maison e magari poi parlare assieme nei commenti di quali sono i vostri pensieri, ciò che pensate riguardo a Van Cleef & Arpels, perché sono curioso come sempre di parlarne assieme a voi. Io vi dico che metterei molto volentieri in collezione quel bellissimo solo tempo quadrante nero 38 mm, anche se l'avrei voluto 35 o 36 mm, ma insomma possiamo accontentarci, e lo farei veramente con grande gusto. Ci vogliono però soldi in più. Parliamone assieme. Vi ringrazio per essere arrivati fin qui anche in questa puntata. Se vi piacciono i nostri contenuti, iscrivetevi, è del tutto gratuito. Vi do appuntamento ad una prossima puntata di Talk qui nella nostra stanza degli orologi. Ciao.